partite quale del Giovanni Falcone 2010. All'interno Mombolo che va subito a portarsi in avanti conoscendo la posizione di Snake River. Al terzo Sadova Destination, poi Saldanhae, Rajam, Legis Strong, Swarpro. A chiudere il gruppo invece Irini come suo solito. Monblue che continua a sommarsi in avanti su Snake River che lascia strada all'avversaria. Al terzo Sadova Destination che procede allo steccato per vie più interne Saldanhae, poi Rajam, Swarpro. A chiudere il gruppo sempre Irine insieme a Lisa Strong, con Monblue che assicura la corsa a un bel treno selettivo, andando avanti in maniera spedita, avendo preso margine di vantaggio su Snake River, che rimane seconda. Al terzo posto con i braccialli arancio Sadova Destination, poi Rajam che si fa notare all'esterno in giubba a scacchi blu e rossi di Saldanhae. Allarga invece Lisa Strong con la giubba turchese, le maniche a cerchio blu scuro turchesi, poi Swarpro e sempre Irini che chiude il gruppo. Uno schema tattico ben assestato si già da molto tempo, con in avanti sempre Monblue che si avvia al completamento della retta opposta, si entra in curva, il suo margine rimane sempre ampio nei confronti di Snake River che ha in scia Sadova Destination, poi Rajam e Lisa Strong. In fuga Monblue che sulla piegata ha rubacchiato ancora qualche metro su Snake River. Al largo di tutti si fa notare Lisa Strong, seguita da Swarpro, mentre Irini è sempre l'ultima. La retta d'arrivo che ha imboccato Monblue sempre con un margine ampio su Snake River, che è sempre la sua immediata seguitrice, avendo vicino Sadova Destination. Poi Lisa Strong, al largo di tutto Swarpro, poi ancora Saldanhae e Irini che si avvicina gradualmente, con Monblue che è sempre davanti su Snake River, le altre rimangono tutte a centropista, con Irini che adesso inizia a farsi sotto tra Lisa Strong e Swarpro, ma c'è sempre da andare a prendere Monblue che è ancora in vantaggio, i 400 finali su Snake River. Irini a centropista che adesso lancia il suo attacco, le altre non sembrano in grado di intervenire. Monblue in fuga su Irini e Snake River, con la favorita che guadagna metri su metri rimanendo al largo di tutte. Irini che va all'attacco di Monblue, la sopravanza di slancio, Irini vince alla grandissima il Giovanni Falk su Monblue che è seconda, al terzo Lisa Sastone che finisce ancora molto bene su Snake River, Warpro e tutte le altre. Irini è fortissima, ancora una volta Luca Magnezzi che colpisce per il signor Jürgen Frey ai colori, il signor Jürgen Groschel al training.